zoppa. No, ma Quindi se come dici tu, se come dici tu, è meglio che ha perso, perché sennò avrebbe rischiato la vita, se il quadretto che hai fatto poco fa è reale. allora, questo è possibile. Adesso io sono sempre stato convinto che se Trump avesse visto queste elezioni e se si fosse reinsediato alla Casa Bianca sarebbe stato ucciso, come è stato ucciso Kennedy. Questo lo credo francamente, perché ritengo che era talmente divergente rispetto alle scelte di chi comanda davvero, che è il Deep State, che la sua presenza a quel punto nel secondo mandato avrebbe potuto diventare pericolosa. Ci avrebbe potuto davvero mettere le mani davvero nella cassaforte. E quindi il suo pericolo, che per esempio Soros annunciò in una famosa conferenza stampa tempo fa, il suo pericolo denunciato dal World Forum dell'economia di Davos, sarebbe stato tangibile. Senti, Cioè, ci sono non due si può. domande. Allora, vedi Leonardo, il potere è una cosa seria. Non si può pensare che il potere lo si conquisti con i voti. Perché chi governa il potere sa che chi vota potrebbe essere pericoloso per il potere. Diceva bene Mark Twain che se nelle elezioni si decidesse qualche cosa non ci farebbero certamente votare. E io questo lo credo profondamente, purtroppo. Beh, guarda, ci sono due domande a cui vorrei che tu rispondessi da parte della gente che ci segue, ovvero. Che cos'è l'impeachment spiegato da te, ma soprattutto se secondo te, seconda domanda, l'impeachment riguarderà anche Trump? L'impeachment deve riguardare Trump, cioè nel senso che l'impeachment è una procedura attraverso la quale il presidente viene messo in stato d'accusa davanti alla Camera e al Senato degli Stati Uniti, e poi c'è di mezzo anche la Corte Suprema, e ad un certo punto viene deposto, capito? In questo caso l'impeachment fatto anche dopo che Trump avrà finito il suo mandato, adesso al 20 del mese, Beh, quando lui ha uscirà da... assicurato che il passaggio sarà regolare di consegna, insomma. No, ma non c'è ombra di dubbio. Quindi l'impeachment arriverà dopo, soprattutto per impedirgli con infamia, con una damnatio memoria, di candidarsi alle future elezioni. E questo avverrà quasi sicuramente. Chiaro. Cioè Trump è diventato anche troppo forte dentro il Partito Repubblicano per poter essere mantenuto in una posizione preminente di vero leader del Partito Repubblicano, al quale peraltro hanno fatto perdere anche la maggioranza al Senato e quindi la svolta è stata gestita esattamente come la regia aveva previsto. Come vedi il futuro quindi per il mondo? Perché tu avevi detto, avevi affermato, riporto a chi non c'era ad aprile e maggio in cui abbiamo fatto il massimo dei collegamenti su questo tema, avevi già detto che il cambio di guardia avrebbe scombussolato un po' tutto, nel senso che si reggeva in piedi un filo di luce sulle soluzioni che avrebbe portato Trump per. Diciamo che Trump era quello che nella Sacra Scrittura, nella lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi 2, viene chiamato il catecon, cioè quello che trattiene l'avvento di un evento. Per San Paolo questo evento è l'avvento dell'Anticristo, il regno dell'abominio, già annunciato nel libro di Daniele, già annunciato dai profeti, già annunciato nelle pagine evangeliche, già annunciato nel libro dell'Apocalisse. Io non voglio spingermi su questi terreni religiosi e mistici. Direi che l'arcivescovo Viganò e il cardinale Burke queste cose le hanno dette compiutamente e vi invito ad andarvi a rileggere le cose dichiarate da Anche Monsignor Burke. Viganò e da anche Burke, sì, anche Burke, e quindi andate a rileggervi quelle e non le ripeterò io. Ma senza arrivare fino all'Anticristo, a Sola Viof e all'avvento dell'Anticristo, vi dico quello che succederà. Succederà quello che è previsto da tempo, cioè una fondamentale cinesizzazione della società americana, della società occidentale e della società europea, che si basa su questo principio. Cioè il modello ottimale di capitalismo inclusivo, come lo chiamano i Rothschild, come lo chiamano Soros, come lo chiamano i Rockefeller, come lo chiamano i Warburg, è un capitalismo che assomiglia assolutamente al comunismo cinese. Cioè, mettiamo fine a questo equivoco del ceto medio produttivo, della scalata sociale, dell'ascensore sociale, dei ceti medi autonomi. Garantiamo a tutta l'umanità un reddito di cittadinanza e di sopravvivenza. Come il Partito Comunista Cinese, cooptiamo alcune figure mitiche, ma totalmente irreali, per capirci, alla Bill Gates che è diventato miliardario facendo computer nel garage della sua famiglia, che è una fiera balla. Eroi, come dire, padrone della Tesla, che, come dire, adesso si preparano ad andare su Marte. Queste sono figure feticcio che il grande Deep State mette su un piedistallo per lasciare a noi povera gente l'illusione che tutto continuerà come prima, che ci sono le fabbriche, che chi vince, produce, guadagna. In realtà la partita viene decisa in partenza, cioè se la trattativa tra
Fiat e Peugeot, per esempio, parlo di un piccolo dato, è stata fatta in un certo modo ed è stata conclusa in un certo modo. Non è perché c'era l'efficienza o di Macron in Francia o del povero trapassato amministratore della Fiat, no, Marchionne. Quindi c'è fatta così, una teoria umana sarebbe il trattativa tra italiani e francesi con la sostanziale assorbimento della Fiat da parte della Peugeot e la vendita dell'Iveco, che è già avvenuta, ai cinesi, è arrivata perché è morto Marchionne. Ecco, questa è la visione, diciamo così, positiva, democratica. In realtà queste cose sono decise nei salotti delle grandi banche mondiali, dove si fa l'unica cosa che conta, che è la moneta. Quindi se all'Italia devono rimanere soltanto i pelati, anche neanche quelli, perché i pomodori li fanno in Cina, non è che l'ha deciso Elkann, l'ha deciso Marchionne da morto, o l'ha deciso Macron o la Merkel. È deciso da un mondo vero, ma al quale non voglio attribuire delle dimensioni mitiche, perché non sono dei nani nascosti nelle grotte sotto il Monte Bianco davanti a Ginevra, ma sono il grande mondo della finanza internazionale mondiale, che ha nomi e cognomi precisi, ma nomi che non sono neanche pronunciabili. E quindi direi che c'è un mondo di quello che io chiamo così un po' miticamente i superiori sconosciuti, che danno ordini a Macron e all'amministratore delegato della Peugeot su che cosa si deve fare, che danno ordini agli Elkann per dire se si vendono o non si vendono i camion Iveco, ma di con quelli noi non potremo neanche mai avere un contatto diretto. Questo passaggio che tu dici però non è adesso, perché se andiamo a vedere, io parlo della storia della mia esperienza da quando ero bambino. È già avvenuto. Dagli anni, dagli anni 90 già si è compresso, sì, questo ceto medio, no? È andato a sparire già. Certo, quindi, sicuramente. Anno dopo anno. Ma anche perché era scomodo, no? Cioè non si poteva permettere che ci fosse qualcuno che per meriti suoi apriva un ristorante, poi due, poi tre, e poi dopo aveva capito. Ma perché dà fastidio secondo te questo ai grandi poteri? Ma perché non si può decidere in tanti. Cioè, tu quanti uomini hai nella tua azienda? 300. 10, 20, benissimo. Benissimo. Chi è che decide? Tu. Quindi, alla fine, questa cosa che vale per te, alla fine, tu portala in scala mondiale e tu pensi che un mondo abitato da 8 miliardi e mezzo di uomini possa essere governato da 100.000 uomini, come nelle democrazie? Assolutamente no. È la teoria dei cinesi questa. Infatti, i cinesi governano la Cina esattamente con questo sistema. C'è un vertice che è il segretario del partito, poi c'è il presidente della commissione militare, c'è il presidente del governo, però e poi ci sono i sistemi. C'è un ristoratore di Milano che ha 5 ristoranti, cosa impatta su un potere forte, voglio dire? No, ma rischia di diventare un problema però, perché il modello in questo momento è la cinesizzazione con la riduzione del salario di cittadinanza, grosso modo di tutti o quasi tutti. Cioè, in questo mondo il modello di approdo del capitalismo è finanziario, è il comunismo fondamentalmente. Beh, se in, cioè, Italia sono sempre, riusciti, in Italia è sempre stato. Sì. Sono riusciti però adesso a creare a livello planetario un sistema in cui il comunismo è l'ultimo anello terminale di un capitalismo che costituisce un impero geopolitico e che poi si ammanta di varie ideologie. Quella, come dire, la teologia della liberazione del gesuita Bergoglio e di frammenti della sua massoneria, quello dei, come dire, degli ecologisti finti alla Greta Thunberg, no? Quindi in un mondo con 9 miliardi di uomini non si può permettere a ognuno di andare in giro con la macchina che vuole o di andare a costruire la casa dove vuole. Mi fa un po' strano, perché se tu mi dici un premier italiano che cresce troppo, che prende potere, o un imprenditore miliardario che crea, che ne so, 10.000 dipendenti e può avere un impatto come era all'epoca, poteva essere Berlusconi se avesse fatto determinate cose, lo posso capire, ma... Berlusconi, come vedi, infatti anche nei tardi anni della sua vita si è riallineato perfettamente. Dopo qualche elemento marginale di divergenza rispetto ai salotti buoni, a quelli che appunto leggeresti in Mediobanca, in Italia, allora soprattutto, quelli dei Cuccia, del Corriere della Sera, eccetera, si è perfettamente riallineato. D'altra parte lui era cresciuto di un altro personaggio, all'ombra di un altro personaggio divergente italiano, che ha fatto la fine che ha fatto, come ben si vede. Craxi, ma io credo che gran parte delle persone non sappiano che fine ha fatto Craxi realmente. Io un pochino di cose l'ho letto. È morto in esilio. Però diciamo la storia di tutto quello che c'è stato nella Prima Repubblica, per me, proprio per i giornali,
questo mi ha interessato anni addietro, non è stata comunicata per come è andata. Io almeno... Ma guarda, io ho conosciuto personalmente Bettino Craxi. Bettino Craxi, mi sembra strano, ma era un uomo di sinistra, anche in qualche modo di estrema sinistra, e credeva in cuor suo, infatti ne collezionava cimeli e busti, di essere Garibaldi. Cioè pensava di avere una funzione un po' anarco-sindacalista, nazionalista alla Garibaldi. Però sapete, quelle posizioni per esempio sono le stesse che in Italia hanno portato al potere Mussolini, quindi i salotti buoni della borghesia hanno sempre diffidato di Craxi. Poi gli è stata data la funzione di fare alcune cose, cioè di dare il primo colpo al diritto dei lavoratori, di togliere la scala mobile, di dividere la sinistra italiana, ma la stessa sinistra italiana però era fatta dal PC, che era ancora più consociativo, che ha fatto tutte le leggi finanziarie della Repubblica insieme alla Democrazia Cristiana. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma anche lì, quando arrivava la telefonata da Washington, tutti si allineavano. Mi raccontò un giorno, posso dire anche chi era, perché era... Io ho avuto come assistente parlamentare nella prima legislatura, quando ero alla Camera dei Deputati, come capogruppo di Forza Italia nella Commissione Esteri, la moglie del colonnello che comandava gli avieri di Sigonella, poi diventò generale. Allora, si raccontava nei salotti della Prima Repubblica che mentre Craxi dava l'ordine di schierare gli avieri e i carabinieri intorno al famoso aereo dove stava Abu Abbas, eccetera, che gli americani volevano caricare su un aereo americano e portare negli Stati Uniti, c'era all'epoca Spadolini, che era ministro degli esteri del governo Craxi, non mi ricordo se degli esteri della difesa, mi pare degli esteri, che si allontanò dalla sala dei consigli dei ministri dicendo: io non ne voglio sapere un cazzo, io non ne voglio sapere niente, perché sapeva benissimo che Craxi stava facendo una follia. E infatti da lì, non so se da lì tutto è cambiato per Craxi. E infatti si rivelò tale. E quando il PC faceva sfilare i suoi uomini del Partito Comunista in Sicilia davanti ai missili messi dalla NATO, al grido meglio rossi che morti, eccetera, e Cossiga invece giustamente impose la presenza dei missili NATO in Sicilia, in quel momento allo stesso modo il PC fu pronto ad allinearsi. Cioè, in Italia le uniche rivoluzioni, come diceva Leo Longanesi, sono quelle che si fanno con l'autorizzazione del maresciallo dei carabinieri, come la marcia su Roma, e che in Italia non si potrà mai fare nessuna vera rivoluzione perché ci conosciamo tutti troppo bene. Quindi anche adesso, di fronte ad un crollo dell'economia, ad un crollo del ceto medio, ad una cinesizzazione della storia italiana, nessuno si ribellerà davvero. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Prima lo dico. È strano che ti sto facendo questi discorsi, perché sembra che sia qui come inviato del Deep State per propagandare la sua invincibilità. Però io lo faccio invece con un atteggiamento socratico, maieutico, perché penso che almeno la gente riesca a ragionare. Fa ridere come le dici le cose, con una serenità... diciamo perché, come di uno che ha già contemplato gli eventi. Voi ditemi se da quando noi ci conosciamo, ma anche da prima, quando ho ripreso a parlare un po' di politica, ne ho sbagliata una. Purtroppo, anche rispetto... purtroppo col caso di Trump no, purtroppo dicevi tu già, ma neanche sul vaccino, sull'uso del Covid-19, adesso arriverà il Covid-21 tra breve, e quindi questo sistema perfetto che hanno trovato ha consentito a dei miei coetanei, colleghi più fortunati di me, che sono dei sessantottini diventati sessantottenni e che sono ai vertici di tutte le burocrazie italiane, nella politica, nelle banche, nei direttori dei ministeri, come dire, di poter realizzare una società perfetta in cui loro sono diventati la perfetta polizia in tutti gli ambiti di un sistema in cui i resti di un popolo, come dire, sono chiusi nelle loro case ad aspettare il loro rider